è aperta. Ah. Due cascate grandi. Quindi giusto perché tu lo sappia, Nathan Drake si è ritirato dalle scene. Non devi più preoccuparti di lui. Avevo dei dubbi. Perché hai accettato? Non mi lascio mai sfuggire un'occasione. Soprattutto quando il mondo intero vuole vedermi finita. Lo capisco, ma il lato positivo... C'è un lato positivo? Quando i nemici hanno basse aspettative è molto più facile prenderli di sorpresa. Per quanto mi riguarda, questo lavoro è fin troppo difficile da soli. Bisogna sfruttare ogni vantaggio possibile. Hai sempre lavorato sola? Più o meno. A che età hai iniziato? Ero giovane. Ho imparato in fretta a illudere la gente ad essere a un passo dall'obiettivo. Per poi rovesciare la situazione. Troppo sottile per i miei gusti. Io preferisco l'approccio diretto. L'importante è che funzioni. Bisogna seguire il fiume praticamente. Non questo però, aspetta di... Dove è il fiume? Oh. No, sto sbagliando di qua. C'è il ponte. Ok, eccolo là. Potrebbero esserci altri nemici. Di sicuro ce ne saranno. Guarda, è il tridente di Ganesh. Io l'ho visto anche sulla torre. Ganesh, distruttore degli ostacoli. Il cancello è sicuro? Ecco. Non ancora. Siamo in attesa di Cobra 8. Ma gli altri dove cazzo stanno? Ma che? Ecco, ci hanno. Ho visto qualcosa. Meglio controllare. Merda! Ce l'ho! Prende, siamo viste! Stavano andando da quella parte!
a terra. Porca di quella troia. Guarda a sinistra. Questo da solo approfittene. Forse lo trovata! Non mentire! Gran tempismo! Dovrebbero essere finiti. Tutto bene? Alla grande, ma pensa quante cose sarebbero potute andare meglio. Preferisco pensare a quello che poteva andare peggio. È un approccio più ottimistico, credo. Ok, portiamo il nostro rubinetto gigante. D'accordo? Allora, di qua forse. Questo cos'è? Non lo so, ne ho visti diversi in giro. Ok, non è questo. Neanche questo. Come funziona? Cosa? Pareva un pulsante. Sì, è che volevo far provare anche te. Niente di niente. Rumore promettente. Uno dei raggi della ruota si è girato. Giro le ruote, i blocchi si ritirano. Quindi devono essere 5 in tutto? Ancora 4? Sì, vabbè, dove cazzo li vado a trovare? Erano qui in giro, sennò. Non qui ci vedo, cazzo. Ecco. Guarda un po'. Siamo a 2. Ah, pure nei muri, pensavo solo su terra. Qua come minimo ce ne sarà un altro. Ecco, quella mi dice dove stanno praticamente. Ehi, con un'altra. Vabbè, ok. L'ultimo in teoria. Rimane l'ultimo. Ci stava andando lei, vabbè. Cazzo. Ma due minchia sarà l'ultimo, cazzo. Ecco, rimane l'ultimo. Ha funzionato. Ok, torniamo alla ruota gigante. Ruota gigante? O qualunque
Sì, è il suo nome archeologico. Ruota gigante, sì. Ah, il collo, cazzo. Passare di sotto. E va bene. Preciso. Ecco la valvola. Ok, allora dovrebbe essere la volta del tridente. Esatto. Beh, questo si vede infatti di allora. Questo è più complicato. Merda. Sto gira il maledetto. Forse il cerchio interno fa muovere quello stesso. È giusto così. È Ganesh. Buongiorno. Elefante. Ok, apriamo l'acqua. No, aspetta. Stavolta potrebbe essere diverso. Potrebbe uscire del fuoco. Mi stai sfottendo? Sì, ti sto sfottendo. Ecco fatto. A dire il vero, posso sperare nel fuoco. Un'altra cascata. Già. E siamo due su tre. Gli Oysal hanno fatto di tutto per nascondere la Zanna. Beh, la Zanna era il vero simbolo del dominio Oysala, della loro ricchezza e della potenza del regno. Un trofeo ideale per i persiani. Già. Mio padre ha sempre pensato che la Zanna fosse addirittura qualcosa di più. Aspetta. Anche tuo padre cercava la Zanna. Per lui era un'ossessione. Passava giorno e notte a studiare i documenti. Ha sperperato patrimoni in spedizioni del tutto inutili. Non è certo il primo. E com'è finita? Non lo so. Mandò via me e mia madre, disse che non eravamo più al sicuro. E noi partimmo per l'Australia. E adesso eccomi qui, ai confini di Alebidu. Un po' ironico. Ultima fermata, il forte incastonato nella montagna. Resta ancora quello con l'ascia. Australia ora tutto ha senso. Già, neanche Fraser sembra un cognome indiano. Era di mia madre. Andiamo via di qui. L'ultima che arriva paga la cena. Io ho delle razioni. Sei una noia. Di sicuro arriveranno a romperci le palle adesso. Sapevo io. È ovvio, cazzo, no? Troppo facile, se no. Fratelli, dove siete? Merda, quanti cazzo c'è? Da un'occhiata.
Ross e Fraser potrebbero essere ancora qui. Forza, venite fuori! Sappiamo che siete qui! C'è la pistola silenziata, vero? Ehi, guarda. Cosa? Però merda, merda, guarda come si mettono. Saltare addosso, cazzo. No, non posso saltare sopra. Minchia, dovevo saltare, cazzo. Sbagliato. Potrebbe essere gli ultimi, sti tre bastardi. Merda, però, aspetta. L'ho trovata! Fanculo però! No, non ci credo! Non ci credo! Mancava l'ultimo nemico di merda! Non ci posso credere! Te ne affanculo, l'ultimo nemico di merda! Oh. Da affanculo. Ok, è finita. Sul serio ora. Non te la sei cavata male. Tutto sommato. Tutto sommato cosa? Ti manca un vero addestramento. Ah, sei impulsiva. Corri in giro come una pazza. Devi imparare il concetto di pratica breve e controllata. D'accordo. E poi ti vesti di rosso per una missione nella tua. Oh. Che cazzo è la nostra... Voilà. Dunque che c'è?